maestro. Hai commesso un errore a tornare qui disarmato. Non lo sono. Pensi che basti una spada laser a fare di te un Jedi? No. Affrontarti. I ricordi che mi hanno perseguitato da Bracca. Non scapperò più da loro. Allora vediamo a quale genere di morte ti porterà il tuo coraggio. Dio Maldestro! La risposta? Maestro, non dimenticherò mai. La perdita è diventata parte di me. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Ricorda, la tenacia rivela il cammino. Mettimi alla prova, Jedi! Fratelli, aiuto! Avanti! Vedi, hai qualcosa per aiutarmi? Non dovremmo essere qui. Questo posto è maledetto. Non aver paura. Abbiamo un accordo. Mi hai promesso di insegnarmi la tua magia. Mia sorella è caduta. Quest'uomo potrà garantirci la nostra vendetta, ma solo se gli insegnerò la mia magia. Perdonatemi. Devo allearmi con Malikos. Hai scelto di tornare. Coraggioso. Ma non saggio. Forse. Merrin, giusto? Sono Cal Kestis. Quello che ti hanno detto sui Jedi non era vero. Lo dici tu, Cal. Malikos ha detto altre cose. Taron Malikos potrà essere stato parte del mio ordine, ma adesso non so di quale sia. So solo che avere una spada laser non fa di te un Jedi. E allora cosa lo fa? Siamo guardiani della pace. Siamo stati traditi da chi proteggevamo. Perseguitati dall'impero. Io potrei essere uno degli ultimi della mia stirpe. Ero bambina quando attaccarono. Un guerriero corazzato, brandendo questa, fece a pezzi la mia gente. Si abbatté su di noi, le mie sorelle. E io sono rimasta sola, tra cadaveri
poi è arrivato Malicus. E mi promise vendetta se avessi condiviso i miei segreti con lui. So che cosa vuol dire perdere tutto. E Malicus ha sbagliato a usarlo contro di te. Non dobbiamo essere nemici. Ne avrai bisogno. Ecco che riparte. Ti tengo d'occhio. Andiamocene da qui. Malicus è lì. Puoi tornare indietro? No. Ci sono vite in pericolo. Quali vite? Innocenti. Bambini sensibili alla forza che verranno inseguiti e uccisi. Come noi. Cal Kestis. Malicus. Bentornato. Allora, incominciamo? Perché quelle rovine ti interessano tanto da rischiare la vita? Potrei chiederti la stessa cosa. Lì c'è un potere che va oltre la comprensione dei Jedi. Un potere che io controllo. Potrei condividerlo con te. Non capisci? Non ho interesse nel potere. Voglio rifondare l'ordine. Vuoi rifondare l'ordine Jedi? Oh, povero sciocco. È finita! I Jedi erano finiti prima dell'epurazione. Soffocati dalla tradizione. Assordati dalle glorie passate. Accecati da una guerra infinita. Forse. Ma non è mai finita, Malicus. Ora siamo qui e possiamo imparare per ripartire dai nostri errori. I Jedi sono finiti. Non c'è futuro per loro. Come fai a non capirlo? Serve qualcosa di nuovo. Tu ed io insieme. Possiamo creare qualcosa di diverso. Qualcosa di meglio. No. Allora Dathomir sarà la tua tomba. Colpo fortunato! Scappando non ti salverai! Come Jedi non vali niente. Sei abbastanza potente! Avanti! Uccidimi se ci riesci! Scappando non ti salverai! Avanti! Non mi batterò! Aiutami! Qui! Avanti! Fuggire è da codardi! Come Jedi non vali niente! Sei troppo lento per me! Colpiscimi! BD, uno Steam, qui! Sono un passo più avanti! Ah!
metti al mio fianco! E adesso muori! Non hai alcun diritto né sul dato, né sulla nostra magia! In piedi, Cal Kestis! Non è ancora la tua ora! Scappando non ti salverai! Colpo fortunato! Non ti salverai. Chi è quello? Sta scappando. È troppo distante. Seguire lo straniero. Che succede? Come hai detto tu, Malicus, Datomir sarà la tua tomba! No! Che giaccia nell'oscurità coi suoi segreti, finché la morte non se lo prende. Perché mi hai aiutato? Per liberare Datomir da quel parassita. Tu che ci fai qui, Cal Kestis? Quelli che hanno costruito la tomba, gli Zeffo, hanno anche creato un oggetto, l'Astrium. Apre una cripta su un pianeta lontano. Dentro c'è una lista di bambini sensibili alla forza nella galassia, ma anche l'Impero la sta cercando. Che Impero? L'Impero! Lo stesso che vuole sterminare le persone sensibili alla forza per rimanere incontrastato. Allora arriverà anche su Datomir, come la guerra. Ti aiuterò a trovare l'Astrium. Questo posto è... Finalmente l'abbiamo trovato. Sì. Esiste davvero? Potrebbe essere la chiave per la prossima generazione di Jedi. Sono felice per te e per i tuoi Jedi. Ma nulla riporterà in vita la mia gente. Dopo l'epurazione, sono stato solo per tanto tempo. Mi nascondevo, ero spaventato, temevo scoprissero chi fossi o cosa fossi.
Cos'è cambiato? Un caro amico mi ha detto di andarmene e trovare il mio posto nella galassia. E tu l'hai fatto? Beh, no. Ma la vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Ora sono qui, dove meno mi aspettavo. Un sentiero da seguire. Lo seguirò con te. Davvero? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. Sono stufa di attendere. Vorrei combattere al tuo fianco. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Sì. Sì, direi di sì. Che ne pensi, BD? D'accordo. I miei compagni potrebbero avere dei dubbi, però. Beh, li convinceremo. L'hai trovato. Scusa, e questa chi è? Che cosa ci fa lei qui? Ho deciso di unirmi a voi. Sir, Gris, lei è Merrin. Lei è una strega, non è vero? Una sorella della notte. Non hai motivo di temermi. Non avrei trovato l'Astrium senza di lei. Abbiamo combattuto Malikos. Mi fido di lei. E noi di te. Tu dovrai guadagnartelo. E va bene. Accomodatevi. Speriamo che non combini guai. Benvenuta a bordo. Gli piace? Io non ti capisco. La nostra prossima meta? Segui l'istinto. Non mi hai detto come sei diventata un Jedi? Da piccola mi ha scoperta un cercatore e mi sono addestrata al tempio. Ah sì, i cercatori. Gente particolare, questo è sicuro. Non hai idea di chi siano i cercatori, vero? Per niente. Cercano le cose? Sì. Sono Jedi inviati a cercare giovani sensibili alla forza. Come quelli dell'Holocron. Come me. Oh, oh, sai che significa? Non ho scoperto, Kalos, è quello che pensi. No, significa che lo sono anch'io. In effetti. Sì. Il cercatore Gris. Atterriamo, vieni a sederti. Credi che funzionerà? Cordova, ci riusci? Anche tu puoi farlo. Hai ragione. Ragazzi, qualcuno di voi ha fame? Stavo pensando di metter su delle bistecche di scase. Chiedo scusa, vi ho interrotti? No, capitano. E anche grazie a te che siamo arrivati qui. Io... È vero, Gris. Grazie. Ehi, spero che riusciate a trovare quell'Holocron. Holocron. Sei proprio sicuro di volerlo cercare? In che senso? I bambini su quella lista. Se li porti via di casa per addestrarli da Jedi, non saranno ricercati come te. Deve essere tenuto lontano dalle mani dell'Impero. Ci aiuterà a mettere fine all'Impero. Oh, ehi, cambio di piani. Stiamo arrivando. Oh, Gris. Sì? Per me la bistecca al sangue. Ah. Ah. Bene, questo sì che è parlare.
Quella parete non mi convince. Sì, controlliamo. Offro le memorie della nostra civiltà a coloro che verranno. Conoscenze e sviluppo tecnologico non ci hanno salvati dall'estinzione. I dogmi ci hanno distolti dalla via dell'equilibrio e l'orgoglio ha preso il sopravvento. Quanto più cercavamo il controllo, tanto più ci smarrivamo. Condurrò i reduci del mio popolo nel grande ignoto, nella speranza di trovare finalmente pace. Dovrai insegnare loro le vie della forza. Maestro Gas. Cominceremo con la preparazione fisica. Che cos'è la forza? Radunatevi tutti. Maestro Kestis. Pensi che l'impero ci troverà? Esatto, in ginocchio. Ho paura. Che cosa succederà? Thank you.
sapevo che ti avrei trovata qui. Oh, adesso hai anche il dono della preveggenza. Pensavo che la tua più grande dote fosse la testardaggine con cui incespichi da una sconfitta all'altra. Allora hai fatto un errore a non uccidermi su Bracca. Nessun errore. Mi sono giocata un insulso Padawan in cambio di un premio che mi frutterà la fiducia dell'imperatore. Credi davvero che ti lascerò andare via con l'Holocron? Certo che no. Difendiamo il nostro orgoglio. Purtroppo il tuo è costato le vite di tutti i bambini sensibili alla forza su questa lista. E con loro c'è anche la tua. L'hai detto tu, Trilla. Sono testardo. È così che ti ha addestrato Sanguini proprio come gli altri. La tua fine è vicina. Attento con quell'affare. È stato all'inferno. Restare insieme. No, proverò a distrarli, ma tornerò presto, ragazzi. Ti affido ai più giovani, Trilla. Che la forza sia con voi. Maestra, non lasciarci! Trilla, che ne sarà di noi? Stai tranquilla. Siamo al sicuro. Puoi curarmi un po'? Meglio di prima.